Nato mezzelfo, era odiato dal padre adottivo che lo considerava un abominio. Venduto in tenera età ai maghi del castello di Stygga, fu addestrato dalla prima scuola del gatto per diventare un Witcher. Fortunatamente per lui, fu scelto come uno dei soggetti di prova per una nuova ricetta di mutazione, parte di un nuovo processo progettato per smorzare ulteriormente le emozioni degli aspiranti Witcher. Contrariamente alle intenzioni dei maghi, tuttavia, la formula amplificò le emozioni dei Witcher, lasciandoli permanentemente sconvolti e inclini a comportamenti irregolari. Più preoccupati di scoprire la fonte del loro errore piuttosto che il benessere dei loro, i maghi li rinchiusero, determinati a sezionarli e vivisezionarli, fino a quando non fosse stata trovata una soluzione. Ghezras si svegliò in mezzo a un mucchio di cadaveri scartati, vivo per miracolo. Strisciò fuori e liberò i suoi fratelli ancora in gabbia. Dopo una fuga miracolosamente riuscita, trovarono rifugio presso un gruppo locale di Enshed, che fornì loro un rifugio sicuro da coloro che cercavano ancora di cancellare i loro errori passati. In cambio, il gruppo di Ghezras sostenne gli elfi nella loro guerriglia. I giovani Witcher non dimenticarono mai i dolorosi esperimenti subiti. Cresciuti in numero e forza, si infiltrarono a Stygga e massacrarono i maghi mentre dormivano nei loro alloggi. Il lavoro poi fu terminato dagli eserciti reali, che assediarono il castello e uccisero tutti i vecchi Witcher nel corso di 3 giorni. Dopo aver saziato la loro vendetta, i gatti di Ghezras si spostarono a nord per cominciare una nuova vita, liberi dal loro orribile passato. Ghezras decise che il loro nuovo quartier generale doveva essere mobile. Invece di rimanere in un posto, la Din Marv viaggiò attraverso i regni, fermandosi in numerosi nascondigli per eseguire mutazioni e costruendo vari campi di addestramento dove venivano addestrate le nuove generazioni. Oltre a introdurre nuovi metodi sperimentali, la Din Marv accettò anche rinnegati e Witcher gravemente mutati, rifiutati da altre scuole. Nel 1060 i Witcher del Gatto aiutarono le forze di Eliren nella sua ribellione contro il dominio umano.